Sì, ma non andare al di là delle moto. Non andare al di là delle moto. Ma cosa vuoi che succeda? Ma stai qua! Oh, ti devi calmare. Infatti, dopo cadi giù. Ma dove? Ma guarda, sono 6 metri. Sì. Guarda, dovevamo tornare indietro. E torniamo indietro, fai inversione qua. Ormai mi sono impaltato tutta la moto. Fai inversione là dove c'è l'asfalto asciutto. Certo. Comunque è solo la ruota sporca, basta. Sì, perché sto andando a 7 all'ora. Dimmi quando si è pulita la ruota. Ma è un po' più avanti. No, vengo lì un cazzo, chi sei? Mi dai ordini? Vieni qua. Ma penso a te. Sì, è un po' più pulita adesso. Adesso arrivo nel fango. Ok, è pulita. Oh. Cerchiamo un posto asciutto dove mangiare. Ciao! Mi ha salutato uno, ma... Ciao! Ciao fans! Ciao mamma fans! Beh, comunque siamo arrivati fino in fondo alla strada. C'era più fango che in una pista di motocross. Ma io cosa ne so? Se ma supera, mi si spegne la moto. Ma il fans sta venendo dietro di noi? Sì. Guarda, fermo. No, no, sta venendo dietro di noi. Occhio che qua c'è il fiume in piena. Ma qua? No, ma va. Volevo guardare giù. Ma si vede un cazzo qua. Sempre piena di contenuti. Ciao! Ciao. Ciao! Venite su? Abbiamo già prenotato! Grande! Bella che è! Hai visto? Che... A parte tutto il fango che... Ci vediamo a Bema il 27? Ma venite solo a dormire? No, no, siamo lì dal sabato al lunedì noi, abbiamo prenotato 2 notti. Ah, ok! Sì. Allora ci vediamo sabato e noi siamo già lì da sabato. One week later. Il suono delle moto in montagna. Moments later. Presentati. Guarda, questo è il tavolo più bello, il tavolo del disagio. Michele 2. Michele 3. Neanche a fare apposta. Disagio, disagio. Meanwhile. Faccio come te, ciao fan. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Riconosciuto. Porti indietro. Bravo! State preparando un video? Sì. Bellissimo. Guarda, che piacere. Sei di Milano? Sì. Casa di Erba, no? Ah, sono nata a Erba, sì, però viviamo insieme vicino a Milano. Ah, sei nata a Erba, ma hai vissuto poi a Erba, No. No, sono solo nata, cioè mia mamma mi ha sfornato lì e basta. Bello di cambiare, no? Sì, spero per la prossima stagione. 09, vedo. Mi piacerebbe. Vediamo. Andiamo a fare 2 foto. Va bene, dai. Ti vedo nel Saluto. video poi. Se Complimenti ancora. ti vedi nel video anche. Ti vedo. Eh sì. Ah, sto filmando? Eh sì. Ciao a tutti allora, ragazzi. Va bene, dai, grazie, ragazzi. A voi. Ciao. Buon giro. Buon giro. Ciao, Ciao. grazie. Ciao. Ciao.
E qua la nostra fama ci ha preceduto. Quando la fama ti precede. Anche un po' la fama adesso, eh. Sì. Ma forse mi aveva anche scritto quella ragazza lì che mi aveva detto che lui c'aveva la 09 e lei la 07. Orco cane, guarda, orco qua, eh. Che? Fortissima. Ora vediamo se c'è ancora posto dove l'avevo visto prima, che è una posizione spettacolare. Forse è un po' in discesa la piazzola, eh. Guarda che c'è ancora. Qua? Qua, qua. Top. Madonna. Madonna, 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 madonna. Vuoi mettere a mangiare qua? Qua? Wow. Sì, ma non andare al di là delle moto. Non andare al di là delle moto. Ma cosa vuoi che succeda? Ma stai qua! Oh, ti devi calmare. Infatti, dopo cadi giù. Ma dove? Ma guarda, sono 6 metri. Sì. Cioè, guarda che spettacolo. Cioè, neanche mia madre mi rompe così il c***o. Non mi interessa, non mi interessa. Non andare così vicino. Puoi scendere che mangiamo qua? Sì, va bene, ma tu piuttosto andiamo là che c'è un po' di... Ma cosa c'è il parapetto? Ci sediamo lì a mangiare? Sì. Meglio di così cosa potevamo volere? Che schifo. Sì, la tua è peggio, eh. La mia è un po' riparato, Fa cagare. Stasera andiamo all'autolavaggio prima di passare da casa, che sciacquiamo. Solo con l'acqua, ma almeno il fango va tolto. Bello lo zaino. Adesso è tipo leopardato. È un po' camouflage anche. Vabbè, si lava. Se vai tipo... Sei a combattere nella foresta, nel bosco. Quello lì è mimetico adesso. Bello zaino mimetico, eh. Sì, mi camuffa dal resto del mondo. Beh, comunque Luna, cosa vogliamo dire? Bellissimo, bellissimo. Bene fans, con questa vista pazzesca, le moto parcheggiate e la panchina per mangiare, vi salutiamo, che appunto adesso prepariamo i panini e mangiamo. Ciao fans. Moments later. Bene fans, ci chiedete sempre di portare qualche contenuto in più, tipo quando ci fermiamo a mangiare, cose del genere. Oggi non solo vi abbiamo fatto vedere Luna che fa i panini, ma vi abbiamo fatto vedere anche dove ci siamo fermati a mangiare, che vista della Madonna c'è da qua. E cioè, pranzo con vista. Vuoi mettere mangiare così, che roba? Ok. 15 minutes later. Beh, comunque abbiamo mangiato i panini, molto buoni, vista top. È un po' come, sai quelle osterie che dici, bella vista, cibo rivedibile. Posso racconto come ha fatto i panini Luna. Ha aperto la busta di tacchino, dopodiché ha preso le fette di arrosto senza neanche dividerle. Tutte, cioè, tipo erano 7 fette nella busta, quindi ne ha prese 3 e 3, e poi ne avanzava una, quindi quella l'ha presa dopo. E praticamente le ha piegate in 4 come se fosse un origami e le ha schiaffate dentro nel panino senza far nient'altro. Quindi tipo fare? C'era da una parte il panino era alto così e dall'altra non c'era niente. Buono. Beh, buono questo panino. Quello più buono, dai, c'era anche la sottiletta. Quello prosciutto era più buono, è vero. Te la do buona questa. Era più buono, più prosciutto con la sottiletta. Beh, comunque abbiamo finito di mangiare. Siamo... Ti ho portato anche la fuga. Ah, è vero, mi ha portato anche una pesca a testa. E a parte questo, adesso ci rilassiamo un attimo. Vuoi aggiungere qualcosa? Necessito di una toilette. Questo è un problema molto femminile, in effetti. More moments later. Bene fans, dopo tutti i video che avete visto, la pausa cibo, eccetera, si è addirittura fermata la guardia forestale, corpo dei ranger, che ci conoscevano. In un primo momento ho pensato tipo si fermassero per vedere se avevamo fatto qualcosa da non fare, tipo far volare il drone, che ricordiamo che qua è l'unico posto, cioè uno dei posti in Italia dove non si può far volare, che è Parco Nazionale, e in più qui hanno la denuncia facile, quindi non fatelo volare. E quindi niente, invece ci conoscevano, si sono fermati a salutarci, a vedere come ci eravamo trovati, se ci era piaciuto. Bellissima sta cosa. Pensa a te. Ciao ranger. Parlando, fanno un brutto lavoro oltretutto, in un posto bruttissimo. Infatti erano contenti del lavoro che fanno e ci credo. Beh, detto questo, risaliamo in moto e andiamo giù verso la pianura a riprendere tipo 40 gradi. La fa. Ah, e qua ho spiaccicato una mosca e mi ha lasciato il giallo. Bello. È la terza volta che la spengo, l'ho riaccesa stavolta 2 tacche. Wow. La prossima volta che la spengo la riaccendo sono in riserva. No, aspetta. Cosa hai fatto? Ce ne arriva la persona. Ciao! Ciao!
questa notorietà ormai è incredibile. Bene, siamo risaliti in moto. Adesso andremo dietro ai fans che ci hanno riconosciuto. Altri fans, ragazzi, qua ormai la situazione sta sfuggendo di mano. Sì, ma vogliamo più view. Giusto, bello avere tanti fans, ma più view su YouTube. Perché su TikTok, in questo momento che stiamo registrando il video, siamo arrivati a 71.000 follower. Però su YouTube, fans, vi dovete impegnare un po' di più. Perché è dove poi si monetizza per davvero. Quindi fateci rendere bene questo lavoro. Senti come scoppia. Comunque abbiamo trovato una giornata della Madonna, veramente. Sì. Mentre nel 2017 quando eravamo venuti, poi a un certo punto siamo dovuti scappare perché stava arrivando il temporale, ti ricordi? Sì. Te l'ho detto, insieme al San Bernardino questo è uno dei due passi più belli che ci sono in Europa, secondo me. Ce ne sono di molto più belli da guidare sicuramente, ma come paesaggio questo è San Bernardino, primo e secondo, secondo e primo pari merito. Sì, anche secondo me. Siamo passati da Eros non superare le moto perché cadi a... mangiare su strapiombo. Abbiamo fatto dei progressi comunque. Ogni tanto sembri mia madre. Lei mi metteva il guinzaglio da bambino comunque. Tratto da una storia vera. Le bratelle col guinzaglio. Perché eravamo Bonifacio, c'era le scogliere. Io non le ascoltavo, non le davo la mano. Anzi, se me la dava la mordevo, le dicevo lascia molla! E quindi mi ha messo le bratelle col guinzaglio.